In studio Giada Giaquinta. Ancora buon pomeriggio, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo ancora del maltempo che si è abbattuto ieri sulla provincia Eblea, in particolare a Comiso e a Modica, dove si è registrata, oltre a ingenti danni, una vittima. È ancora in corso infatti la conta dei danni provocati dal maltempo. Intanto nel pomeriggio i funerali di Pippo Ricca, il modicano rimasto vittima della tromba d'aria, e i due comuni, Modica e Comiso, hanno chiesto lo stato di calamità. La provincia Eblea, in particolare i territori di Modica e Comiso, sono ancora scossi all'indomani di quanto accaduto per il maltempo che si è abbattuto ieri e che ha provocato danni e una vittima, il modicano Giuseppe Ricca. Oggi i funerali alle 15 nella Basilica della Madonna delle Grazie di Modica. È ancora in corso la conta dei danni, entrambi i comuni hanno avanzato richiesta per lo stato di calamità. A Modica il sindaco Ignazio Abbate, in riferimento agli enormi danni subiti da centinaia di case e aziende nei territori compresi tra le contrade Serrameta, Bosco, Sant'Elena e Frigentini, dichiara: a 24 ore di distanza è difficile quantificare l'ammontare del disastro. La prima stima parla di 4 milioni e mezzo, ma è destinata a salire. Stiamo cercando di fare un resoconto dettagliato dei danni attraverso la compilazione di un modulo scaricabile dal sito del comune. Stiamo continuando a pattugliare le zone colpite per raccogliere testimonianze dirette in modo da redigere un dettagliato resoconto e fornire aiuto dove richiesto. Intanto la visita sui luoghi colpiti dal maltempo a Comiso e Modica da parte del presidente della regione Nello Musumeci, che ha portato la propria vicinanza alla popolazione colpita. Anche a Comiso è ancora in corso la conta dei danni, probabilmente intorno al milione di euro. La stima ipotetica dei danni al patrimonio comunale è di 200.000 euro circa, spiega Fabrizio Licata, responsabile della protezione civile di Comiso, che aggiunge: dai sopralluoghi effettuati dalle 7 di ieri mattina in poi, insieme al Dipartimento della Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco e ai tecnici del Comune, è emerso come la tromba d'aria si sia abbattuta nella parte nord-est di Comiso, nei pressi del mercato ortofrutticolo, in particolare lungo la via Leonardo Sciascia, il cui proseguimento diventa SP7, dove, oltre a un distributore e l'annesso bar andati distrutti, si sono registrati danni che hanno interessato circa 20-25 immobili, tra cui case private e capannoni industriali, che hanno portato danni consistenti in tetti e capannoni scoperchiati. Tutte hanno subito ingenti danni e alcune di esse sono di fatto oramai senza i propri strumenti di lavoro, senza i loro luoghi, perché impraticabili. È per questo che la Giunta immediatamente ha deliberato la richiesta al Presidente della Regione della dichiarazione dello stato di calamità, in modo tale da avviare immediatamente il meccanismo di risarcimento nei confronti di queste aziende. Anche la quarta commissione ambiente della Regione, su nostra sollecitazione, ha già manifestato la volontà a recarsi sui luoghi, a fare la conta dei danni e a cercare di dare, se possibile, un contributo straordinario alle imprese nell'immediatezza. E a Modica, anche in contrada Catanzaro Pizzili, i residenti hanno subito gravi danni alle proprie abitazioni. MTG, la testimonianza di uno di loro, del signore Ignazio Di Maria, sentiamola. Scene di devastazione anche in contrada Catanzaro Pizzilli, in un'abitazione in particolare. La furia del vento ha scaraventato le tegole sulle autovetture in sosta qui in questo spiazzale. Guardate, i vetri sono completamente rotti. Signor Di Maria, alle sue spalle la sua abitazione, dove il tetto è completamente divelto. È stata una furia violentissima, credo che noi siamo stati proprio colpiti nell'occhio del ciclone. Il cielo è diventato nero e abbiamo sentito un rumore violentissimo, dopo ci siamo rinchiusi in casa e i muri hanno cominciato quasi a tremare. Sentivo le tegole che volavano in aria. Le tegole vengono anche trattenute da quelle pietre che vedete per terra. Ebbene, queste pietre rimbombavano, sono cadute sulle macchine, hanno distrutto tutto ciò che c'era intorno. Ho rinvenuto un bidone di quelli della benzina nel mio terreno, il boiler dell'acqua calda alle spalle, così come tutto, è tutto distrutto, gli alberi sono stati letteralmente tagliati. Il signor Di Maria ci ha mostrato quanto accaduto all'interno dei terreni di sua proprietà, alberi di pino completamente sradicati dalla radice. Mettere a posto tutto, ricostruire adesso è la parola d'ordine, ma lo scenario che si presenta è devastante. Sì. Vediamo in questo momento i pini divelti completamente dalle radici. Dalle radici, sì, li ho piantumati 20-22 anni fa, questi sono stati completamente distrutti.
stati sradicati. Questa dimostra la violenza. I tetti, ripeto, è anche visibile. E divieto assoluto del consumo dell'acqua in tutto il territorio comunale di Modica, che quanto comunica il sindaco in un'apposita ordinanza, dove dice l'acqua potrà essere utilizzata solo previa ebollizione in attesa che vengano ripristinate le condizioni necessarie a garantire la regolare erogazione di acqua potabile, in quanto le falde acquifere sono state interessate da infiltrazioni di acqua superficiale a seguito delle abbondanti piogge dei giorni scorsi. Ignazio Abate sottolinea come la squadra idrica nel corso dei controlli abbia riscontrato livelli di acqua non potabile e i tecnici del comune stanno lavorando per riportare livelli alla normalità. E chiedono maggiori tutele i concessionari demaniali e in particolare abbiamo sentito Antonello Firullo, presidente dell'Associazione Turistica Balneare Siciliana. Gli eventi di ieri sicuramente ci sarà lo stato di emergenza, chi ha subito danni potrà chiedere il risarcimento, mentre noi siamo penalizzati. I concessionari di aree demaniali come gli chalet estivi non possono chiedere risarcimento e formulare richiesta alla regione in caso di eventi calamitosi come quelli registratisi negli ultimi giorni. Con la regione si lavora affinché questo ostacolo venga superato, dice Antonello Firullo, presidente dell'Associazione Turistica Balneare Siciliana. Un cavillo burocratico che però rende la vita imprenditoriale poco serena per i concessionari, che spesso fanno i conti con la forza della natura, lo sanno bene, ma vorrebbero essere tutelati al pari di altre attività quando si presentano eventi gravissimi come gli ultimi che hanno interessato la Sicilia. Stiamo lavorando con l'assessore e comunque con la regione, col presidente, affinché si possa avere qualche risultato migliore. Si sta dialogando, si sta parlando, si spera che presto ci sarà un cambiamento, perché comunque nel sistema lavorativo del demanio è necessario rivedere un po' le leggi, le ultime norme, perché purtroppo il demanio marittimo è molto complesso. E voltiamo pagina, la cronaca, operazione Game Over, 12 gli indagati che devono rispondere di associazione a delinquere, semplice, illecite, scommesse online, intestazione fittizia di beni. L'operazione della Polizia di Stato della Questura di Palermo ha riguardato le province di Palermo, Ragusa, Messina, Agrigento e Trapani. Si chiama operazione Game Over 2, quella della Polizia di Stato della Questura di Palermo contro il fenomeno delle scommesse online illegali sull'asse Sicilia-Malta. Dalle prime luci dell'alba 150 poliziotti sono stati impiegati nelle province di Palermo, Ragusa, Messina, Agrigento e Trapani per eseguire ordinanze di applicazione di misure cautelari e reali emesse dal GIP di Palermo su richiesta della DDA palermitana. 12 le persone indagate a vario titolo di associazione per delinquere semplice di illecite scommesse online e intestazione fittizia di beni. Secondo le indagini, i presunti componenti dell'organizzazione raccoglievano illecitamente sul territorio nazionale, anche per via telematica, scommesse di vario genere sui siti internet appartenenti a società maltesi prive di concessioni in Italia da parte dei monopoli di Stato. Per 5 indagati c'è anche l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione di Cosa Nostra. Le indagini hanno confermato il legame tra l'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e la gestione e la distribuzione sul territorio di una rilevante parte delle sale giochi scommesse, il cui pagamento non avverrebbe attraverso una transazione online diretta tra giocatori e bookmaker estero, ma in contanti direttamente nelle mani del gestore delle agenzie. Il contratto di gioco si perfezionerebbe sul territorio italiano e verrebbe poi gestito dal punto commerciale affiliato all'associazione criminale, il quale poi trasferirebbe le somme alla direzione amministrativa della piattaforma estera. Una parte di denaro illecitamente guadagnato verrebbe investito dal alcuni presunti sodali dell'organizzazione in un'azienda agricola agrigentina sottoposta a sequestro preventivo. Sequestrate preventivamente anche le apparecchiature informatiche e i beni mobili aziendali di 2 agenzie sul territorio palermitano. Il volume del denaro raccolto dalle agenzie per gli eventi sportivi scommessi sui siti internet si aggirerebbe presumibilmente intorno ai 2 milioni di euro al mese per ogni sito internet utilizzato.
I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò hanno arrestato un 48enne responsabile di rapina aggravata e porto abusivo di armi. L'uomo era diventato il terrore dei cassieri di supermercati del centro della città. I militari ne hanno studiato le mosse e predisposto un servizio di vigilanza. Una sera il 48enne è entrato in un supermercato con il volto travisato da un passamontagna, brandendo un grosso coltello, seminando il panico tra i presenti. Il malvivente ha preso i soldi della cassa, ma all'uscita i carabinieri lo hanno bloccato. È arrestato. Adesso si trova al carcere di Noto. E i carabinieri di Cani Cattini Bagni, in collaborazione con i colleghi del nucleo operativo di Noto, hanno arrestato un 49enne e una 31enne per spaccio di stupefacenti. I due infatti spacciavano poco distante la caserma dei carabinieri, i quali potevano osservare quanto accadeva, prendendo anche la targa delle due auto. Durante i servizi, in abiti civili e in uniforme, sono stati sequestrati hashish, marijuana, cocaina, che i due avevano spacciato, erano in procinto di smerciare i propri clienti. I due si trovano ai domiciliari. Ed è ancora un episodio che mette a rischio l'incolumità degli studenti e del personale scolastico nelle scuole catanesi. È caduta infatti una plafoniera al liceo Galileo Galilei. Qualche momento di paura ieri mattina al liceo Galileo Galilei di Catania. Durante le lezioni una plafoniera si è riempita d'acqua ed è caduta. Proprio nei giorni scorsi erano state fatte delle verifiche, ma nei tetti nessun segno di umidità né tantomeno delle macchie, così come ci conferma la dirigente della scuola Gabriella Chiseri, che abbiamo raggiunto telefonicamente. La plafoniera caduta ha colpito un ragazzo che è stato subito condotto in ospedale, ma per fortuna per lui nessuna conseguenza, tant'è che nel primo pomeriggio di ieri, dopo qualche ora di osservazione, è stato dimesso. A questo punto dobbiamo capire, ci dice ancora la preside, dove è avvenuta l'infiltrazione che ha fatto riempire la plafoniera di acqua. Proprio perché nel soffitto non ci sono segni di umidità, sarà nostra premura fare altre indagini, aggiunge la dirigente scolastica. L'episodio del Galileo Galilei arriva qualche giorno dopo a quello accaduto al liceo Boggiolera, dove è crollata una parte del soffitto. Sulla vicenda è intervenuto l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla, che ha dichiarato: è chiaro che la tragedia sfiorata ha reso ancora più evidente la necessità di un intervento d'urgenza per rendere nuovamente agibile la scuola e garantire un ambiente sicuro agli studenti. Urge tuttavia chiarire che ad oggi presso gli uffici dell'assessorato non si rinviene alcuna richiesta di ristrutturazione di quell'edificio scolastico, nonostante i fondi regionali disposti negli ultimi anni a supporto dell'edilizia scolastica. Esprime in ogni caso, conclude la Galla, la massima disponibilità per contribuire a sostenere i necessari e più immediati interventi d'urgenza. Che la situazione sia critica lo testimonia anche la criticità all'Istituto Archimede, dove piove nelle classi, così come mostra questo video e come denunciato dalla UIL Scuola, che adesso chiede risposte senza dover aspettare per forza che succeda qualcosa di irreparabile. E torniamo a parlare adesso della morte di Zelia Guzzo, la docente del Gelese, morta a seguito dell'inoculazione di una dose del vaccino AstraZeneca, perché è stata rigettata la richiesta di archiviazione, soddisfazione espressa dagli avvocati. Una goccia di emozione e soddisfazione è arrivata sulla scrivania dei legali della famiglia Guzzo. Il GIP del Tribunale di Gela Francesca Pulvirenti ha ordinato al PM altre indagini con l'acquisizione di nuovi elementi da parte della società produttrice AstraZeneca al fine del conseguimento dei provvedimenti autorizzativi e l'immissione in commercio, nonché delle circolari emesse dal Ministero della Salute contenenti le indicazioni e le linee guida sulla somministrazione del vaccino. L'udienza è fissata al 12 luglio 2022 alle 12. La responsabilità dunque sulla morte della 37enne insegnante di Gela, Zelia Guzzo, sopraggiunta il 24 marzo scorso dopo la somministrazione il 1 marzo del vaccino AstraZeneca, sono da ricercare nella casa produttrice degli enti regolatori che hanno immesso in commercio il siero AstraZeneca in un periodo in cui a prevalere è stata la grande confusione sulla comunicazione e sulle reali reazioni avverse. Il giorno dopo il decesso della Guzzo il vaccino fu sospeso dall'AIFA, poi riammesso con l'aggiornamento del bugiardino. I PM Ubaldo Leo e Gaetano Scuderi avevano invece chiesto l'archiviazione del fascicolo perché non erano emerse responsabilità penali in capo ai medici che l'avevano avuta in cura, senza invece accertare eventuali colpe della casa farmaceutica. In una diversa direzione va invece il provvedimento del GIP, che fa notare che anche gli stessi consulenti della procura affermano che il decesso deve ritenersi eziologicamente collegato
collegato alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, l'elemento chiave su cui gli avvocati della famiglia Guzzo, Valeria Omessina e Antonio Cozza hanno puntato per perorare questa battaglia legale e fare giustizia a Zelia, al bimbo di 3 anni, al marito Valerio Nicosia e alle sorelle Serena e Glenda. Le disposizioni di ulteriori indagini su profili fino ad oggi mai presi in considerazione nel corso delle indagini preliminari è un provvedimento che rappresenta un'apertura importante, scrivono i legali delle parti offese, volto ad un approfondimento investigativo dovuto e dirimente, confidando nel fatto che la magistratura faccia il suo corso. Coronavirus, ci sono delle novità per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini anti-Covid nella fascia d'età 5-11 anni, novità anche per quanto riguarda l'arrivo della pillola anti-Covid e poi abbiamo parlato con il primario di ginecologia ostetricia del Maggiore, il dottor Giovanni Cavallo, per quanto riguarda i vaccini in gravidanza e allattamento e su un tema, secondo una ricerca inglese, alcune donne hanno avuto disfunzioni ormonali dopo la somministrazione del vaccino. In Sicilia l'indice RT continua a salire, così come casi di positività al Covid-19. Per combattere l'infezione in Italia sarà disponibile dopo Natale la pillola anti-Covid, lo ha detto il direttore generale dell'AIFA Nicola Magrini, il quale ha aggiunto che la valutazione sarà fatta anche a livello centrale nei prossimi giorni per 2 farmaci, quello della Merck e quello Pfizer, che hanno dato risultati promettenti e confortanti. A fine mese, il 29, l'EMA, l'ente europeo del farmaco, deciderà sulla fascia d'età 5-11 anni, ma sarà necessario far capire l'utilità di questa vaccinazione anche con il coinvolgimento di pediatri e medici di famiglia. Chi punta sulla vaccinazione in gravidanza e durante l'allattamento è il primario dell'unità operativa complessa ostetrice e ginecologia dell'ospedale Maggiore di Modica, Giovanni Cavallo, il quale ha anche analizzato i dati emersi da una ricerca inglese, secondo cui sempre più donne segnalano cambiamenti nelle mestruazioni a seguito del vaccino anti-Covid. Qualche persona ha accusato delle alterazioni del ciclo mestruale, tipo è saltato un mese, oppure sono venute le mestruazioni 2 volte in un mese, ho avuto qualche goccia di spotting. Il tutto però è rientrato con il mese successivo. Ma la cosa più importante da dire è che non c'è nessunissima relazione con la fertilità invece della donna. Non ci sono segnalazioni nel nostro territorio di questi casi? No, assolutamente. Si sente molto parlare di donne in gravidanza che non vogliono fare il vaccino, hanno paura. Però abbiamo anche visto di casi di cronaca di donne che purtroppo sono decedute a causa dell'infezione. Non ci sono controindicazioni per fare il vaccino in gravidanza e in allattamento, ci sono solo ed esclusivamente vantaggi. E noi vacciniamo la mamma perché la mamma produca gli anticorpi che attraverso l'allattamento, che noi auspichiamo sempre di più, possa passare gli anticorpi al bambino che ne è sprovvisto. Attualmente presso l'ospedale Maggiore di Modica abbiamo introdotto e abbiamo offerto a tutte le donne gravide che non si sono ancora vaccinate e che vengono poi a partorire, durante i giorni di degenza, offriamo loro la possibilità di vaccinarsi. Vi posso dire che più dell'85% delle persone gravide che ruotano attorno al reparto di ostetricia e ginecologia esce già vaccinato. Sono state delle reazioni su queste donne in gravidanza che hanno fatto il vaccino? Noi non ne abbiamo avuto assolutamente. Vogliamo uscire o no da questa epidemia? E allora vacciniamoci, non abbiamo altra scelta. E c'è il caso di un comune nel palermitano, Palazzo Adriano, che registra oltre il 100% degli immunizzati e da 3 mesi nessun caso da Covid-19. Ah, ma io l'avevo caputo, no? La piazza è mia, la piazza è mia! La sua piazza è diventata famosa grazie al capolavoro di Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso e Palazzo Adriano, paese in provincia di Palermo, che adesso in tempo di Covid torna ancora una volta al centro della cronaca per un'altra bella notizia, ossia che da 3 mesi non si registra nessun caso di Covid grazie al fatto che tutta la popolazione è vaccinata. Palazzo Adriano infatti è uno dei primi paesi italiani a registrare il 100% dei vaccinati, anzi anche di più, esattamente 104,77, almeno con una
dose e 101,02 con doppia dose. Si supera il 100% perché a Palazzo Adriano sono arrivati anche dei paesi vicini e si sono immunizzati anche i turisti. Il primato lo condivide con Rocca Fiorita in provincia di Messina con percentuali anche in questo caso oltre il 100%. Il sindaco di Palazzo Adriano è orgoglioso del risultato raggiunto che è stato possibile ottenere grazie a una campagna vaccinale anche porta a porta, al confronto con i più scettici, alla voglia della gente di credere nella scienza, tanto che in molti si sono presentati anche agli Open Day. È un importante lavoro di squadra, ci ha detto il sindaco. Questa speranza che nell'88, grazie a Tornatore, arrivava con questo nuovo cinema, oggi la speranza viene data dalla scienza. È qualcosa che fa pensare, perché nei piccoli centri c'è sempre qualcosa che deve dare speranza. Noi crediamo che sia stato quest'altro numero di vaccinati che ha fatto sì che il virus momentaneamente è lontano. Come avete convinto le persone? Io sono convinto che la forte voglia della mia comunità di ritornare alla libertà ha proprio creato questa buona prassi della vaccinazione a tappeto. Avete cominciato già anche le terze dosi? Sì, siamo convinti che replicheremo con i numeri, perché comunque chi ha fatto qua la seconda dose certamente andrà per la terza dose. E ci fermiamo adesso per la pubblicità, tra poco. Bentrovati in studio, parliamo adesso della Ragusa Catania perché ieri si è svolto un incontro importante sull'iter d'avanzamento dei lavori, un incontro a cui ha partecipato Musumeci come commissario dell'infrastruttura e il sottosegretario Cancelleri. Ieri è stata una giornata importante per l'iter dei lavori riguardanti la Ragusa Catania. A Palazzo dell'Aquila, a Ragusa, si è svolto un incontro di verifica sulla nuova procedura a cui hanno preso parte il presidente della regione siciliana Musumeci come commissario dell'infrastruttura e il sottosegretario del Ministero alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, che ha dichiarato: stiamo lavorando per permettere il completamento del finanziamento dell'intera opera, che avrà un valore complessivo di circa 1 miliardo di euro, per la precisione 995 milioni rispetto ai 754 previsti dal definitivo. Il 2022 dovrà essere l'anno alla Ragusa Catania. Stiamo andando avanti per risolvere alcuni nodi. In primis, completamento del finanziamento dell'opera. Si sono avviate le pratiche per la rimodulazione di alcuni fondi allocati su opere che non sono immediatamente cantierabili in giro per tutta l'Italia. Potremo andare entro Natale in cabina di regia per approvare definitivamente quella che era la rimodulazione. Nella rimodulazione ovviamente c'è il rifinanziamento della Ragusa Catania, l'ulteriore finanziamento di 250 milioni circa. Dall'incontro è emerso che il percorso di 69 km fino allo svincolo autostradale di Lentini includerà 11 viadotti e una galleria di 800 metri e sarà suddivisa in 4 lotti funzionali anziché 8 come previsto in un primo momento. L'obiettivo è completare il progetto esecutivo entro dicembre e procedere col nuovo anno alla indizione della gara, che richiederà 6 mesi di tempo. La Regione sta approntando la sua quota, che è di circa il 30%, il resto dovrà farlo lo Stato. Soddisfatto il Comitato per la realizzazione dell'opera, che aveva promosso l'incontro nel 18° anniversario della prima manifestazione denominata Marcia Lenta. Abbiamo voluto questo incontro molto operativo, non per autocelebrarci, ma proprio per spingere ancora una volta su quelle che sono le incombenze della procedura. E questo tavolo quindi si è ancora una volta rilanciato per arrivare a concreti risultati e arrivare quanto prima alla fine dell'opera. Il sindaco Peppe Cassì, facendosi portavoce di altri sindaci i cui comuni sono interessati da questa importante infrastruttura, ha sottolineato quanto sia fondamentale continuare a seguire da vicino ogni passaggio affinché l'attenzione non cali e la disillusione già diffusa venga sradicata da azioni concrete. Sono state indicate delle date molto precise. Siamo aggiornati entro dicembre di rivederci nuovamente a Ragusa per fare il punto a quel punto della situazione. Tra i deputati Blei, che hanno seguito da sempre l'iter per la realizzazione dell'opera, soddisfazione è stata espressa dai deputati Stefania Campo e Nello Di Pasquale, presenti all'incontro. Dell'autostrada Ragusa-Catania si parla da molto tempo, ha detto Di Pasquale. Il risultato che stiamo per raggiungere, cioè l'approvazione del progetto esecutivo entro dicembre, è frutto del lavoro di tutti, a tutti i livelli. La parlamentare del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, ha evidenziato come l'obiettivo sia quello di avviare entro dicembre la gara d'appalto per tutti e 4 i lotti della Ragusa Catania, dopo che sarà approvato un rifinanziamento che vedrà aggiungersi 250 milioni di euro provenienti dalla rimodulazione del Fondo di Sviluppo e Coesione.
E l'assessore regionale Alberto Samonà interviene sul destino di due beni della provincia Iblea, la fornace Penna San Pieri e il complesso monumentale di Santa Maria del Gesù a Modica Alta. Beni architettonici, dice, che meritano di essere valorizzati. Luoghi da tutelare, valorizzare, ammirare per la memoria storica che custodiscono, per le testimonianze raccolte nei secoli, per la maestosità e bellezza che portano con sé. Luoghi che meritano di essere valorizzati. Tra questi, in provincia di Ragusa, la fornace Penna a San Pieri e il complesso monumentale di Santa Maria del Gesù a Modica Alta. Due beni architettonici differenti per epoca, storia, cultura, ma accomunati da uno stesso obiettivo, la valorizzazione e fruizione. L'assessore regionale della cultura e dell'identità siciliana Alberto Samonà interviene sul procedimento di esproprio relativo alla fornace Penna. L'iter prosegue, ribadisce Samonà. È stato deliberato ormai da tempo dalla giunta di governo, devo dire che la sovrintendenza di Ragusa ha compiuto tutti quelli che erano i passi necessari dal punto di vista amministrativo e devo dire che al termine del processo di esproprio, quando la regione potrà finalmente poter avere la gestione della fornace Penna, stiamo anche pensando a un grande progetto di riqualificazione. Il complesso di Santa Maria del Gesù è una delle più alte e preziose testimonianze della civiltà costruttiva e figurativa tardogotica. Dal 2016 il LAP si occupa della valorizzazione del complesso monumentale. L'associazione sta portando avanti diversi progetti, quali agricoltura per l'inclusione e l'orto urbano. Noi, ha dichiarato Francesco Lucifora, presidente dell'LAP, vorremmo che il bene di proprietà del demanio ritorni nelle mani del comune o della regione Sicilia, in un'ottica di valorizzazione e al fine di una piena fruizione anche nei luoghi dell'ex istituto penitenziario. Per Samonà serve un'interlocuzione con il comune di Modica. Ci confronteremo anche con l'amministrazione comunale di Modica per valutare quali possono essere le destinazioni più importanti di questo bene culturale, perché per me è un bene culturale, e soprattutto per la libera fruizione alla cittadinanza e ai turisti. È un altro luogo della memoria che merita di essere valorizzato. Taglio del nastro stamattina a Catania per l'Accademia Cinematografica Ciak. Si gira attori e registi del panorama nazionale per una scuola tutta siciliana. Catania diventa cultura del cinema grazie all'Accademia Cinematografica Nazionale Ciak. Si gira con un cast di noti attori e docenti d'eccezione. Rendi protagonista te stesso, gli altri staranno a guardare. È lo slogan scelto per presentare sia l'Accademia che il ciclo di lezioni che prenderà il via proprio oggi. A tenere le prime lezioni del primo anno accademico l'attore Giorgio Tirabassi. L'inizio sarà un approccio col testo, soprattutto anche conoscere un po' i ragazzi, anche portarli un po' a rompere quell'imbarazzo naturale che c'è all'inizio di del percorso di ogni ragazzo che comincia questo mestiere. La prima lezione sa già su cosa verrà fatta? Ma innanzitutto io vorrò conoscere loro, quindi ognuno di loro farà una cosa che ha già pronta, un monologo, quello che è, dopodiché cercherò una frase, anche una frase, e lavoreremo su una frase in primo piano. Un taglio così, così lavoriamo sull'intenzione, sugli occhi, sul controllo della faccia. A fondare l'Accademia Antonio Catani e Rosaria Russo, tra i protagonisti del cinema che insegneranno anche Alessandro Haber, Giovanni Veronesi, Claudio Bisio, Lillo Petrolo, Gigio Alberti, Sergio Friscia, Violante Placido, Luisa Corna, Paola Barale, Fabio Fulco, oltre a importanti professionisti del settore della regia, della sceneggiatura, del montaggio, ma anche della fotografia, dell'edizione, della conduzione di musica e giornalismo. Il cinema è il sogno di molti ragazzi, adolescenti, così magari alcuni partono dalla Sicilia, vanno a Milano, a Roma, no? Perché lì ci sono le scuole, cosa che abbiamo fatto sia io che mia moglie. Però visto che abbiamo preso tanto e ci ha dato tanto, insomma, il cinema, il mondo dello spettacolo, abbiamo pensato anche di restituire qualcosa, quindi tornando in Sicilia, che è la terra che adoriamo, dove stiamo bene, cercare di portare in Sicilia questa chance, questa possibilità di avere delle persone che molto qualificate, che ti possono anche fornire gli strumenti adatti per intraprendere una carriera nel mondo del cinema. Questa scuola, l'Accademia Ciak Si Gira, si propone appunto quello.
Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, MTG torna alle 16:30, buon pomeriggio.